presenti, assenti, onore ai caduti. Oggi ricordiamo il 9° battaglione Misto Genio che è nato qui a Vergato nel 1939 e partito dopo per la Francia, poi per l'Albania e infine per la Russia. I reduci a sua volta ci chiesero di ricordarli perché quando erano da poco ritornati i reduci venivano spesso qui a Vergato, erano in tanti, venivano con le loro famiglie e portavano un mazzo di fiori a monumento. La lapide è stata messa dopo da uno che partì come sottotenente che è qui a Vergato e poi quando messo la lapide era colonnello, ci teneva tantissimo a fare questa cosa. Allora disse ricordateci almeno voi quando noi non ci saremo più, così noi lo facciamo insomma. Vi ricordo che volevo ricordare che là vicino a Nicolesca, a Rossos, è stato costruito un asilo dai reduci e questo asilo funziona ancora tutt'oggi, è un asilo che si chiama Asilo del Sorriso. Proprio in questo asilo, in questi giorni, avevano fatto un cippo per ricordare degli alpini, in questo periodo l'hanno distrutto in seguito a questa guerra che c'è adesso dalla Russia all'Ucraina. Perciò è un dispiacere enorme per noi vedere distrutto un cippo che era stato costruito dagli alpini in ricordo di questo villaggio del Sorriso, che era un asilo che contiene ancora, perché l'asilo non l'hanno distrutto, l'asilo c'è, e contiene 150 o 160 ragazzini che insomma era un ricordo immenso per noi. Questo è un dispiacere enorme. Comunque, io ho finito, non voglio mica tenerla troppo lunga perché qui è un caldo. E allora voglio ringraziare di nuovo tutte le autorità. Faccio parlare un po' il sindaco che lui forse sa parlare un po' meglio di me. Grazie di tutto. Grazie. Grazie Sergio, grazie capogruppo del gruppo appunto degli alpini di Vergato. Direi che il sapere parlare non è un problema di come si articolano le parole, ma della passione, del sentimento che ci si mette dentro, e Sergio in questo è imbattibile, direi. Penso che rappresenti veramente bene lo spirito alpino. Io ringrazio ovviamente gli alpini di questo invito, ringrazio tutti i presenti, il maggiore che non manca mai in questa comunità da quando è arrivato, e devo sottolinearlo questo. E ringrazio tutti i corpi, come
è già stato ampiamente sottolineato anche da Don Silvano. E no, dico questo perché ovviamente la festa degli alpini torna dopo anni in cui di lockdown, ed è un momento che tutta la nostra comunità sente in maniera forte, non solo a Vergato ma ovunque loro siano presenti, perché mi viene da dire che è lo spirito alpino quello che è fondamentale e che va trasmesso, salvaguardato. Qualche ragazzo c'è ovviamente, la mancanza del periodo militare probabilmente mette in difficoltà da un punto di vista pratico questa comprensione nei giovani, soprattutto perché non fanno ovviamente la naia, però penso che lo spirito invece questo vada difeso e vada salvaguardato, che poi è anche quello che ha sempre contraddistinto il corpo, uno spirito sicuramente che nasce in un ambiente militare, quindi di cui è stato anche volgarmente fonte di attacco e vilmente, che in realtà però è uno spirito che, proprio perché è di servizio, è di disponibilità e di collaborazione, si è trasformato via via in protezione civile, in amore per il proprio territorio, in collaborazione con chiunque, e sottolineo chiunque, a maggior ragione per rafforzare questa impostazione, abbia bisogno, senza se, senza ma, senza colori, senza distinzioni, senza quegli aspetti divisivi che purtroppo negli ultimi tempi forse si stanno accentuando in maniera negativa, perché vanno bene visioni diverse, giustamente, di ogni cosa, anche di come si fa una festa, però queste visioni devono portare a un risultato forte e unico e non a delle divisioni, e gli alpini questo lo sanno fare benissimo, gli alpini come corpo, gli alpini come filosofia. Quindi veramente ringrazio io innanzitutto di avere l'onore di essere stato invitato e di essere qui presente, perché è veramente un onore. Penso di esprimere la felicità di questa ripartenza, di questo momento che è la festa degli alpini sostanzialmente. Nessuno guarda il programma, passatemi il termine, no? Le altre manifestazioni per attirare hanno bisogno di inventarsi qualcosa, e più eclatante più persone partecipano. Nella nostra comunità la festa degli alpini è la festa degli alpini, ci si va, punto. Perché questo, siete voi la vera attrazione, e questo spirito lo dobbiamo tutti tenere ben alto e trasmettere ai nostri ragazzi. Vedo alcuni ragazzi con cui sono anche molto amico, e penso che questa sia il loro impegno, l'eredità che in qualche maniera, no, si passa, il famoso zaino che viene passato. Io ahimè non ho fatto l'alpino, quindi non vorrei usare termini sbagliati, però è questo spirito che penso che sia la forza, e dovrebbe essere anche la forza della nostra società, proprio in questo senso di estrema collaborazione, solidarietà e in ogni ruolo che ognuno di noi svolgiamo. Non per niente le forze dell'ordine sono in servizio, dico sempre, non lavorano, e questa è una scelta, una filosofia di vita, penso, che contraddistingua le persone che hanno una qualunque divisa, e intendo anche come divisa degli elementi, vedi, bandisti, non una divisa, cioè qualunque cosa che ci mettiamo per dare un'attività, appunto un servizio alla nostra comunità, è fondamentale, e ritengo che lo spirito alpino sia la pietra su cui costruire questa dinamica da sempre, lo è stato, lo è e lo sarà ancora in futuro. Grazie. Viva gli alpini! Vi porto il saluto del nostro presidente Roberto Gnudi, che purtroppo per ragioni di salute non ha potuto partecipare oggi, e dalla sezione tutta. Vi ringrazio tutti di aver partecipato a questa adunata del gruppo Alpini di Vergato. Ringrazio il gruppo Alpini di Vergato, che come ogni anno commemorano il 9° battaglione misto Genio, e questo è un onore per loro e un onore per noi essere presenti. Vi comunico che quest'anno è un anno particolare per noi, per tutti gli alpini, che celebrano il 150° anniversario della fondazione dell'ANA, i 100 anni della fondazione della sezione bolognese romagnola. Un anno particolare ancora, e mi ripeto da quello che ho detto domenica, per noi è stato il primo anno del raduno nazionale in Romagna, con una nazione straniera, San Marino. Questa è una cosa che ci ha fatto molto onore,
e la porteremo sempre nel cuore. Abbiamo lavorato tanto, ma abbiamo lavorato con passione, ricordando tutti. Ricordiamo nelle nostre manifestazioni, come sempre, tutti quelli che sono andati avanti, aiutando i vivi, ricordando i morti. Con questo vi ringrazio ancora di essere presenti. Cercheremo di essere presenti anche nel futuro, ma purtroppo il futuro, diciamo che è una cosa cieca. Non sapremo dove arriviamo, ma speriamo di arrivare avanti, sempre con questo pensiero e sempre con questa forza. Grazie a tutti, viva l'Italia, viva gli alpini. Viva gli alpini.